Eccomi davanti ad una pianta bellissima di Orbea variegata. Questa qui è una pianta che avevo un po' di anni fa qui nel gazebo, sotto il gazebo, e poi l'ho regalata ad una mia amica e lei poi a distanza di qualche anno me l'ha ridata perché non voleva più tenerla. È arrivata qui da me, da lei fioriva veramente tanto, questo è il primo periodo di ritorno a casa mia e ha creato già subito un bel fiorellino, probabilmente come saluto per essere tornata nella sua casa. Questa è un'orbea variegata, un tempo era chiamata Stapelia variegata, poi già da un bel po' di anni è chiamata Orbea variegata. È una pianta che appartiene appunto alla famiglia delle stapelie, ci sono altre stapelie che possiamo trovare in commercio, questa ad esempio è una stapelia irsuta, un po' più difficile da far fiorire, l'orbea variegata invece fiorisce con un po' più di facilità. Qui c'è un'altra stapelia irsuta, avevo fatto un video 3 anni fa su una stapelia gigantea, era meravigliosa, poi alla fine l'ho persa con un inverno particolarmente freddo nel garage, ero in una zona un po' scaldata perché non sopportano il gelo, non sono piante da esporre assolutamente al gelo e ho fatto l'errore di bagnarla un po' troppo nonostante la temperatura era sui 7 gradi, 5-7 gradi, e questa bagnatura alla fine l'ha fatta marcire. Ho provato a riprodurla con delle sezioni ma poi alla fine l'ho persa, a meno che uno di questi rametti della mia famosa stapelia gigante non sia tra questi vasi. Adesso poi io l'ho moltiplicata come potevo e probabilmente uno dei vasetti contiene un fusto di stapelia gigante. A questo lo scoprirò poi nel tempo quando vedrò poi i fiori delle altre piante. Come coltivare l'orbea variegata? È una pianta abbastanza facile ma non troppo, perché il problema di queste piante è sempre un po' la bagnatura, perché sono piante che vanno avanti un bel po', sono bellissime, crescono eccetera, però quando comincia la marcescenza poi tende a far morire la pianta, quindi bisogna staccarne i pezzi sani e moltiplicarla. Quindi come terreno è consigliabile un terreno poroso, assolutamente, sassoso, sabbioso, va benissimo, perché l'acqua deve drenare tantissimo. In questo modo noi possiamo bagnarla anche un po' più frequentemente. Quello che è anche consigliabile è aggiungere un bello strato di 2 cm almeno di sabbia sotto la pianta, in modo che la pianta quando cresce si adagia sulla sabbia e non in un composto che sia magari un po' troppo umido o meno, in modo che possa sì radicare, raggiungere poi un terriccio più adatto sotto la sabbia per poter radicare per bene, ma nello stesso tempo non correre il rischio di marcire. Quindi se vogliamo possiamo aggiungere della sabbia di quarzo ad esempio, che rende anche tutto molto più bello al di sotto della pianta, in modo da far sì, come dicevo, che lei si espande senza toccare qualcosa che possa rischiare di farla marcire. Come possiamo bagnare la orbea variegata? Le stapelie solitamente vengono bagnate anche abbastanza durante l'estate, se la temperatura è molto calda che asciuga subito il terriccio del vaso, è sempre meglio coltivarle in vasi un po' piccoli in modo che ci sia più asciugatura. In un vaso molto grande la terra rimane umida per tantissimo tempo, quindi è meglio usare dei vasi un po' più piccoli in modo che possono asciugare in fretta. Questa pianta mi è stata ritornata a casa mia, il rinvaso è stato fatto dalla mia amica, l'ha messa in un vaso un po' tanto grande, però vediamo se riesco a farla colonizzare per bene per avere poi tanti tanti fiori magari il prossimo anno. Quindi acqua in abbondanza durante l'estate, lasciando sempre asciugare la terra del vasetto. Le temperature, è una pianta che sopporta temperature anche molto alte, ma assolutamente non deve essere esposta al gelo, quindi quando le temperature arrivano sui 10-12 gradi portiamola in casa in una finestra ben illuminata, oppure la possiamo mettere in una stanza non riscaldata in cui la temperatura non sia veramente troppo gelida. In questo caso, se la temperatura è veramente un po' freddina, però comunque riparata dal gelo, la pianta è meglio tenerla completamente asciutta, perché riesce a resistere comunque alla siccità in un periodo invernale in cui non cresce anche per un lungo periodo. Io le stapelie quest'anno l'ho messa in questo garage, la temperatura all'interno era di 7, 8, 9 gradi e non le ho mai bagnate, e in questo modo ho evitato che potessero marcire. Se notiamo in casa che la pianta riprende un pochettino a vegetare durante l'inverno, però la luce è insufficiente, quindi tende a filare, spostiamolo in una zona un pochettino più luminosa, perché le stapelie e l'orbea variegata
Esige una buona illuminazione, un'ottima illuminazione, però non sto parlando di raggi del sole diretti, sto parlando proprio di una forte luce. Io queste piante le ho sistemate sotto il glicine che fa filtrare la luce solare, quindi qualche raggio arriva, poi magari sparisce, poi arriva qualche altro raggio a secondo di come arriva la luce, e in questo modo queste piante crescono molto bene. Una buona illuminazione solitamente le fa colorare anche un po' di rossiccio. Quando vediamo che i loro fusti diventano un po' rossicci, vuol dire che l'illuminazione è molto buona. Se dovessero esserci delle bruciature, allora la ripariamo un pochettino con un'illuminazione che sia un po' più schermata, però sempre un'ottima illuminazione. Per quello che riguarda le concimazioni, sono piante che possiamo concimare con un concime apposito, magari una volta al mese. Io tendo sempre a consigliare una dose diluita rispetto a quella della confezione. E quindi una volta al mese possiamo concimare la nostra orbea variegata in modo da ottenere una buona pianta ben sviluppata. In inverno, autunno-inverno, possiamo anche sospendere le concimazioni, tanto la pianta ricoverata in un posto in cui le temperature saranno più basse tenderà a fermare un po' la sua crescita, anche se portata in casa davanti ad una finestra, è meglio non concimarla e soltanto idratarla quel tanto che basta mantenerla in vita per non correre il rischio di vederla marcire. Ancora una cosa sulla moltiplicazione: la moltiplicazione è estremamente facile per quello che riguarda le stapelie, perché basta staccare una sezione di fusto, inserirla nella terra e radicherà, oppure semplicemente appoggiandola nella terra un po' infossata emetterà le sue radici e creerà una nuova pianta. Una cosa molto importante è quella di staccare la sezione e poi farla asciugare qualche giorno, in modo che il taglio non sia esposto all'umidità, alle bagnature, perché questo potrebbe farlo marcire. Piuttosto facciamo asciugare, poi dopo l'appoggiamo nella terra, lo infossiamo un pochettino e vedremo poi nell'arco di alcune settimane svilupparsi poi delle radici e una nuova piantina. In questo modo possiamo riprodurre questa bellissima pianta grassa che produce questi fiori fantastici a forma di stella. Con questo vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutte, grazie. Ciao ciao.